Io ho fatto tanti lavoretti, poi conoscevo tutti lì dentro, comunque tutti i miei amici, a me piaceva entrare dentro. Ogni festa che c'era lui era presente, anche quei 5-10 minuti, ma lui era lì. L'accappatoio suo, adesso che mi viene in mente, perché lui mi aveva un buchino e l'ha scartato, no? E la mia amica che lavorava lì dentro me l'ha passato, io sono orgogliosa di mettere questo accappatoio qui. Lì dentro, quando c'era ancora la sua penultima compagna, gli ho fatto dei lavoretti tipo una vitino, si era rotta la lampo, accorciavo, facevo, e anche le ragazze che lavoravano lì dentro, da cuoco, ai portineria, ai poliziotti, alla marina, alla segretaria. Sì, ho fatto tanti lavoretti, poi conoscevo tutti lì dentro, comunque tutti i miei amici, a me piaceva entrare dentro lì. Che clima si respira lì dentro? Benissimo, allora ogni compleanno, ogni battesimo, ogni festa che c'era lui era presente, anche quei 5-10 minuti, ma lui era lì. C'è un ricordo bellissimo, ero qui seduta ai giardinetti, qui vicino alla sua villa, ero seduta lì con mio marito, ma tantissimi anni fa. Lui è uscito con la macchina, ogni volta che usciva con la macchina si fermava a parlare con i carabinieri, sempre, sempre, con il suo solito sorriso. Ho detto adesso, prima che si mette in macchina, così lo chiamo, ho chiamato Silvio, Silvio. Lui mi ha guardato, faccio ciao, e lui ciao. Poi, quando è morta la mamma sua, io ero qui e avevo mandato una raccomandata, fatto le condoglianze, e dopo lui mi ha ringraziato, quando gli mandavo gli auguri di compleanno, rispondeva sempre, io ho una fotoritratto sua di lui, delle cravatte, delle cose che appartengono a lui. L'accappatoio suo, adesso che mi viene in mente, perché lui mi aveva un buchino e l'ha scartato, no? E la mia amica che lavorava lì dentro me l'ha passato, io sono orgogliosa di mettere questo accappatoio qui. È una persona buonissima, generosa, è troppo, troppo brava. Mi dispiace che viene giudicato male, non se lo merita, mi viene da piangere.